Con le sue fotografie ha avuto il merito di far ammirare paesaggi e monumenti da una prospettiva diversa. Per aver saputo comunicare l'antico, Luigi Nifosi è stato premiato nell'ambito dell'omonima manifestazione che si è tenuta lo scorso fine settimana nel parco archeologico di Naxos. Noi l'abbiamo intervistato, vediamo. Un premio per aver saputo comunicare con le sue foto l'antico. È stato quello consegnato lo scorso fine settimana a Luigi Nifosi, fotografo che non ha bisogno di presentazione. Il premio, che si è svolto nella splendida cornice del parco di Naxos ed è giunta alla sua seconda edizione, ha mirato a premiare quanti in vario modo contribuiscono a promuovere la cultura e il patrimonio della civiltà classica e dell'antico. Con le sue fotografie aeree Nifosi ha avuto il merito di regalare una visione complessiva e più completa dell'immenso patrimonio archeologico che la Sicilia conserva, un modo di comunicare inconsueto ma di grande impatto che è valsa a Nifosi questo ennesimo riconoscimento al suo lavoro, ispirato, come lui stesso ha detto, al grande Sebastiano Tusa, immancabilmente ricordato nel corso della serata di premiazione. Debbo condividere chiaramente questo premio con tantissime persone che sono state quelle che un po' hanno fatto da faro, sono state... mi hanno indicato la strada maestra. Grazie a queste persone ho avuto prima l'intuizione di compiere questa ricerca e poi l'ho messa in pratica andando a fotografare negli ultimi 3 anni, insomma all'incirca saranno 3 anni, tutti i siti archeologici siciliani, anzi ne mancano pochissimi all'elenco, dovrei, se la salute per me me lo permetterà, ancora a fotografarne un'altra decina. Qual è stato il sito che in questi 3 anni ti ha maggiormente sorpreso? Potrei dire così a naso, ci metterei quasi tutti i siti preistorici della media età del bronzo che ruotano attorno all'Eolia, sono straordinari. Ma ce n'è uno che si riferisce sempre allo stesso periodo ed era molto caro a Sebastiano Tuso, che è Mocarta. Già a questo nome... terribilmente evocativo, che poi nello studio del sito viene a rivelare che è il primo sito indigeno dove la comunità cerca di creare il quartiere, di collegare le case, e questa è una cosa straordinaria, ecco, anche visto dall'alto questi cerchi concentrici che poi in alcune parti vengono a essere uniti da questi muri, devo dire che è stata una scoperta e anche una, come dire, sotto l'aspetto puramente cromatico e formale, è stato particolarmente emozionante, ecco, prima vederlo e poi fotografarlo.